Buongiorno, siamo al quartiere San Paolo, via Candura. Qui c'è la raccolta porta a porta. Come vedete, questa è la situazione, una situazione quotidiana, reiterata. I carrellati vengono lasciati fuori, cosa non corretta, deve rimanere fuori il carrellato condominiale solo relativo alla raccolta del giorno, che si fa in quel giorno, altrimenti devono stare all'interno, come magari in questo caso. E come vedete, purtroppo la situazione è questa, viene lasciato di tutto, indifferenziata, quasi esclusivamente indifferenziata. Qui abbiamo verificato all'interno dei carrellati cosa ci fosse. Questo è il contenitore della plastica, in realtà all'interno buona parte, come potete vedere, c'è indifferenziata. Siamo qui con il presidente del municipio, chiaramente noi di AMIU, insieme al direttore generale, insieme al nostro responsabile di questo quartiere, di quest'area del municipio, più che altro per verificare come far ripartire un restart dell'attività della zona con i cittadini. Stiamo parlando con loro per cercare di capire come mai si verifichi questa situazione, una situazione che, come potete vedere, è grave da un punto di vista proprio dell'igiene pubblica. Noi ci preoccupiamo della salute dei cittadini, non siamo qui assolutamente per come dire, fare azioni di forza, ma più che altro per cercare di spiegare ai cittadini stessi come tutto questo non possa che fare male a loro. Cioè, chi vive qui è costretto a vivere in una discarica, e in più l'abbandono di questi rifiuti, o meglio il conferimento non conforme di questi rifiuti, chiama altri rifiuti, perché, come è stato confermato nell'interlocuzione di stamattina, molti cittadini verificano che si fermano delle auto, dei mezzi, per lasciare qui altri rifiuti provenienti da altre zone. Cercheremo di pulire tutto oggi per creare, come detto, un restart, per dire ai cittadini: basta, ricominciamo da capo, le regole sono queste, si lascia solo il carrellato all'esterno relativo al materiale che deve essere raccolto in quel giorno, e evitando quindi di gettare buste, di gettare tutto in questo modo, perché è veramente uno scempio. Come vedete, ci sono anche degli ingombranti, ci sono dei frigoriferi, cioè ci sono anche dei materassi, mobili e altro, tutto quanto così. Chiaramente AMIU non può operare in questo modo. Noi il mercoledì qui raccogliamo l'indifferenziata e quindi facciamo una pulizia di tutto, ma ovviamente abbiamo grandi difficoltà a raccogliere dai contenitori i materiali che devono essere raccolti nel giorno deputato. Ad esempio, abbiamo visto come nel contenitore della plastica oggi ci fosse di tutto, in particolare ci fosse molte indifferenziate. Così non può funzionare. Siamo qui a spiegare ai cittadini in che modo dobbiamo far funzionare le regole per dare ai cittadini stessi un servizio adeguato. Ecco, questo è un modo per dire alla città: aiutateci a svolgere il nostro ruolo al meglio, perché questo può essere fatto solo in due, nella collaborazione più totale fra i cittadini e AMIU. Noi ce la mettiamo tutta, ma abbiamo bisogno di voi.